Simona Rinieri, la sua carriera proprio, di dov'è intanto? Ravenna, romagnola. Il primo tesseramento, quanti anni aveva? Allora, ho iniziato nelle giovanili dei Portuali e poi Under 14 con la Teodora di Ravenna. Ruolo? Ho iniziato come palleggiatore. Poi palleggiatore, non l'avevi detto, dall'altezza. Palleggiatore, ma non ero così alta. Ah. E poi dopo... dopo la, diciamo, i giochi della gioventù che vincemmo con la squadra della scuola, nella terza media sono cresciuta a 12 cm in un anno e da lì mi hanno spostato da palleggiatore a schiacciatore, ovviamente. E poi Teodora Ravenna quanti anni? Ho fatto un po' di anni perché ho fatto tutte le giovanili, quindi dall'under 14 fino all'under 18, vincendo ovviamente lo scudetto giovanile perché tutti gli anni ci preparavamo per quell'obiettivo. E poi niente, dopo da lì sono partita con la Serie A, a 1, poi una retrocessione, poi di nuovo un ritorno in A1 con Bonitta e poi da lì partì tutta la carriera anche con la Nazionale, con Giulio Velasco, eccetera. Oh, e poi dopo Ravenna? Dopo Ravenna, sono andata, ho giocato per un anno al Club Italia, il primo anno proprio sperimentale di Club Italia voluto sempre da Velasco, e poi dopo sono andata a Bergamo, alla Foppa Pedretti, 2 anni a Bergamo, poi sono rientrata in Romagna, prima a Forlì e poi dopo a Ravenna, e da lì sono poi andata nelle Marche, insomma 20 anni in giro, un po' di Marche, ho fatto Scavolini, Pesaro, poi dopo sono andata a Cannes nel 2003. Una delle prime a uscire dall'Italia, no? Ma dovevo uscire già anni prima per andare in Brasile, l'anno che poi andò la Franci, Piccinini. Erano i primi anni però che ero fuori di casa, quindi non me la sono sentita subito di andare oltre oceano. E quindi niente, dopo sono andata all'estero dopo il mondiale, dopo la vittoria del mondiale, e poi rientrando sono rientrata sempre su Scavolini Pesaro. E poi? Dove ha finito? Dopo ho girato un altro po', dopo sono andata a Jesi, altri 4 anni, sono stata più nelle Marche e poi sono andata in Polonia, a Danzica, a Sopot, poi sono rientrata per un'operazione, ho finito l'anno a Perugia con obiettivo salvezza, invece siamo arrivati a fare i playoff e poi da lì sono andata a Modena. Gli ultimi anni in Italia li ho giocati a Modena e poi ho fatto gli ultimi 2 anni della mia carriera in Russia, a San Pietroburgo. A quanti anni ha chiuso? 38. Beh, non presto, eh? Non presto. È del 1977. Oh, e quanti titoli ha vinto? Cosa ha vinto? Tanto? No, non tantissimi, ma la cosa più importante ovviamente è il campionato del mondo e nelle squadre... Era in sestetto? Sì, con la Franci Piccinini, sì, era un'altra banda e ovviamente una delle vittorie più belle che ricordo in assoluto, la Coppa Campioni a Bursa nel 2000. Con? Con la Foppa Pedretti. Anche lì da titolare, vero? Certo. E lo facciamo avevo promesso di essere breve. Esatto. Facciamo così, il più grande presidente, allenatore di S che ha avuto? I tre nomi. Oddio. Volevo chiederle il sestetto delle compagne, ma... È troppo lunga sta cosa. Allora, beh, diciamo che adesso così su due piedi non è che posso mettermi lì a... Però sicuramente... più grande, no, cioè, ognuno da presidente a DS, ogni allenatore mi ha sempre dato qualcosa e mi ha sempre insegnato quel qualcosa in più di anno in anno. Diciamo che ovviamente una carriera è sempre un'escalation di esperienze e di formazione, quindi tutti contribuiscono un po' a tutto quanto. Quindi, cosa fa oggi? Oggi faccio parecchie cose. Allora, diciamo che la cosa che mi piace fare è lavorare nel commerciale, quindi lavoro nel network marketing, poi dopo sto aprendo una palestra a Ravenna, sto aiutando mio fratello al balneare in questi giorni, in questi mesi. Si chiama suo fratello? Mio fratello si chiama Massimiliano Rinieri. Minore? No, maggiore, anche lui giocava a pallavolo, ho giocato anche nella Maxicono. E poi che faccio altro? Adesso notizia fresca fresca di oggi della Gazzetta, quindi sono entrata nello staff di Alessandra Campedelli, allenatrice della Nazionale Sorde. Ah, affascinante. Sì, quindi sono tornata al volley, quindi potrai ribeccarmi in futuro. Beh, è difficile. Ok.